Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Oggi vi ripropongo una piccola parte della live di più di due ore che ho fatto ieri sera su Twitch. E a proposito, vi ringrazio perché su Twitch siete iniziati a essere sempre più numerosi, che mi seguite, e questo è molto bello, molto importante, perché la crescita di Twitch voglio che vada di pari passo con quella di YouTube. Chiaramente mi sto impegnando tanto, cercando di fare quasi tutti i giorni delle live di qualità. Ho preso la PS camera, quindi potete anche vedere quando gioco, penso che sia un valore aggiunto. E niente, raga, mi sto allenando tanto perché, come vedrete, il 9 ci sarà la gara con gli amici di Esport Racing al Pol Riccardo con la Lambo. Mi hanno invitato i ragazzi della Menega Auto Motorsport per fare un campionato, e troverete il calendario su tutti i miei social. Quindi chiaramente, ragazzi, Assetto Corsa lo sto scandagliando molto, perché forse ho capito che è il gioco dove ho più talento. Però ci sono live su tanti altri argomenti. Penso che stasera, non vi do la certezza, però si potrebbe fare una live su Gran Turismo Sport. E domani, giovedì, ci sarà la gara con gli amici di LBS Formula 1 2020, con cui correremo, mi sembra, anche al Pol Riccardo. Raga, che dire, è fondamentale il sostegno vostro. Il canale sta crescendo, anche Twitch, sono felice. Qua vedrete una gara pazzesca. Partiamo, ci sono stati dei problemi. Non è che sto giocando sempre con degli amici. Ieri c'era il mio amico il Christian, che è del mio stesso paese, ha iniziato a giocare da poco, però è già abbastanza bravo. C'è Balza, amico con cui faccio tante gare di Assetto Corsa, pure lui molto bravo. E c'è Paolo, un ragazzo che mi segue un po' su tutti i canali, che mi aveva detto: sono bravo, giochiamo insieme. Effettivamente, devo dire, ho un ottimo talento, pure Paolo. Quindi in questa prima gara, raga, si parte, un po' di pare piglia, quindi sono rimasto molto indietro, e poi è iniziata una rimonta furibonda che alla fine mi porterà molto in alto. Non vi dico dove, vedetevi la gara e godetevela. Raga, devo acquisire un volante, in qualsiasi maniera devo prendere un volante un po' più performante per la parte di gara online. Quindi Lori Apex non se ne va, rimane, ci farò tanti gameplay ancora, ci farò tante recensioni, non è che lo levo, però ho bisogno di qualcosa di più performante per fare le gare, per poter stare un po' più alti livelli, visto che io non voglio partecipare nelle gare, ma voglio comunque ben figurare per me e per voi. Quindi raga, vi ringrazio a tutti quelli che si sono iscritti, abbonati al canale Twitch. Vi ringrazio perché sono arrivate anche qualche donazione su Streamlabs, quindi è molto importante, raga, trovate il link in descrizione per le donazioni. Anche una cosa piccola, una piccolissima cifra, aiuta alla fine a fare, diciamo, a raggiungere la somma che ho bisogno per prendere. Ho valutato un T300, il volante ideale adesso per fare un bello step in avanti senza andare sui Fanatec, che non potrò prendere in questo periodo. Quindi un bel T300 usato, che orientativamente sta sulle 250 euro, è già il volante che mi va bene. Quindi raga, chi vuole aiutarmi in questo sogno, in questa impresa, io ho sempre sognato di fare il pilota, nella realtà non ci sono mai riuscito perché i prezzi sono esorbitanti, quindi lo voglio fare nel meglio con la parte virtuale. Chi mi vuole aiutare, raga, lo ringrazio in anticipo. Andiamoci a fare queste gare. Poi se volete vedere la live completa, la andate a recuperare sul mio canale Twitch, ci sono state tante gare divertenti, anche momenti esilaranti. Quindi raga, partiamo, iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguitemi sui miei social, andiamoci a divertire con questa gara di Assetto Corsa a competizione a Silverstone. Vai! E adesso dobbiamo bastonare bene bene, però. Balza, perché stai così dietro? Torna su. No, secondo me sono ritirati un po' di piloti in mezzo. Sì, raga. Paolo è quello della live di ieri che c'ha la Mercedes gialla. Oddio, Balza. Che scatto pazzesco di Balza, che prenderà un drive-thru secondo me. Piano, Cree, non prendiamo il drive-thru. Già si è ritirato uno. Scatta Paolo! Oddio, avanza, voi ti inchiappettavo come se non ci fosse un domani. Ma non lo so chi cazzo. Sì. Eccolo qui, bravo! Ho preso la prima botta io, raga. Bravo pure io, guarda.
Oh raga, ci hanno fatto strike. Ma Supercorris non si ferma. Dai, Vanza, torna su. Che ti frega, dai, dai, che recuperiamo. Pure a me mi hanno speronato, Agri, non ti preoccupa. Chi è questo che è uscito? No, mi si imbarca. Dai, Vanza, torna su. Andiamo a prendere Paolo che ci vuole fare lo scherzetto. Ma anche io, boh. Raga, guardate che sorpasso pazzesco di Supercorris all'esterno. No, troppo all'esterno, infatti fuori. 27 piloti fuori nella curva. Chi è? Christian, tu sei. Agri, ma passa cazzo quando stai così, che ti frega. Amen. È un bordello, raga, stasera. Sei tornato? Ma io non lo so, raga, stasera non mi mantiene la macchina. Non ho capito che cazzo è successo. Uno fuori qua, è morto. Io pure. Oddio, mi inculo l'R8, levati! Levati dai coglioni, su, fammi passare. Che sei lento. Un R8. Mi vuole prendere Criss Cross, raga. Allunga Supercorris come può. No, cazzo lungo. Cazzo molto lungo. Agri, devi frenare le curve, no che vai dritto. Ma chi è? Vanza questo qua. Chi cazzo ci sta dietro di me? Allora ti faccio le ravaglio, basta. Devo accelerare, raga, su. Questa è un'umiliazione. Cioè, dovrei stare primo con 97 secondi di vantaggio. Sto terzo. Con due spizzioni attaccati dietro. Dai, dai. Sì, Paolo, la gara dura tanti giri, raga. Lo vediamo alla fine che arriva. Qua fanno il tifo per Paolo, raga. Dai, me lo metto a gira forte, mo, eh. Sto gira male pure io, raga. Non riesco proprio a girare. Quello lo fa, lo fa. Stanno sannando Paolo, ragazzi. Che cazzo sta Paolo? Non lo so. Perché me ne voglio andare? Io sto cercando di riprendere Paolo che ce l'ho a 7 secondi, porca troia. Proviamo un'altra tattica, va.
Ma perché non riesco a fare sta minchia di curva di merda? Lo so. Ma sono andato lungo lungo, capito? Mi ha fregato. Raga, io c'ho Paolo a 6 secondi. Dai, 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 che risaliamo tutti quanti, su. Merda. Gara di merda. Fammi capire quanto sta Paolo. Ah! Sì. Cazzo rompe di coglioni. Porca puttana, sempre a 6 secondi ce l'ho. No, pure io, si muove tanto a me. Io c'ho paura pure a guardarla. Ciao Marzu. 5 secondi Paolo, raga. Recupera Super Corris. Freno prima, qua non me ne frego un cazzo. Dai, va Zave, devi tornare su, che Christian stiamo andando a prendere Paolo. Eccolo lì, già li vedo. Io ce l'ho davanti, raga. Li vedi, Acri, tu? Dai, 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 dai. In azione! Però cazzo, non riesco a scendere sotto il 2-1. Ma questo forse a fine gara ci scendiamo pure, eh? Come si svuota il serbatoio, raga? E si svuotano pure le mie palle. Ma alleggerisco parecchio io. Oh, povero Paoletto. Dove ce l'ho? Ah, pensavate che vinceva Paolo. E invece lo vado a prendere, raga. 3 secondi e qualcosa. Pure a me ha iniziato ad allargare un po' le traiettorie la macchina. Oh, ci sta Paolo con uno attaccato al culo. No, lungo. Vaffanculo. Non si dice vaffanculo, voglio, eh. Qua per sc... lo so. Devi frenare con le marce certe volte. Però Super Corris si avvicina sempre di più. Dai, dai, ce la puoi fare, 10 minuti. Paolo? Christian. Ah. Oh, questi stanno ammazzando qua davanti, voglio. Cazzo di duellone che ci sta uscì qua davanti. Io ho 2-1 e 1. Nah, largo. Sta attento che ti dà il drive-thru.
Però stanno a cedere pure a me le gomme. Porca vacca, guarda che cazzo di lungo. Però questo si rapporta tutto al tempo di gioco. Io penso che va in proporzione. E io c'ho Paoletto davanti, sempre più vicino. Mi vedi a Krieger, lo sta riacchiappando. Eh già, povero Paoletto. Mo lo facciamo parlare noi a Paoletto. Vai, va fuori Paoletto. Qua non sa che cazzo sta combinando. La 24 ore di Le Mans vuole fare. No, ci ha detto che voleva fare una 24 ore, 4 giocatori. Ognuno fa 4 ore, ma tu sei pazzo, gli ho detto. E già mi rompi i coglioni 20 secondi. 20 minuti. Bravo. Ah, a largo. No, lui dice che ci sta parecchia gente, ma è palloso, voglio, a me non piace. Paolo ha la vettura illegale, raga. Lo so, perché ha fatto un duello pazzesco. Andiamola a prendere, va. Sì, ma perché non mi scala ste cazzo di marce? Pure a me. Cioè, cazzo, vado in scalata, non mi mette la terza, sto rincoglionito. Sì, ma secondo me è proprio buggato il gioco. C'ho sempre lo stesso metodo. No, Acri. E cacchio. Ah, sì, vabbè, chiaro. Paoletto sta a mantenere, voglio. È uscito. Raga, ma quello è il segreto, la costanza senza fare errori. Che ho io, praticamente. Modesto. Oh, serio, io quando gioco sbaglio di rado. Ai ai ai, Paoletto, Paoletto, 1-4, Paoletto. Inizio a sentire le sfiammate della cazzo della McLaren dietro. Inizio ad avere crisi di gomme, Paoletto, raga. Godetevi il sorpasso. Peccato che se n'è andato quello davanti, voglio. Cazzo c'ha quello, un missile sotto il culo. Paoletto, un po' di dirtrelli sta facendo. Dove vai, Paolè? Un secondo, dove vuoi scappare? Buona, dai, cazzo, dai. Bel tempo, eh. Tifosi di Paolo? Lo so. Infatti la prima curva è basta. Tifosi di Paolo, guardate chi ci sta attaccato al culetto. Paolo è in crisi di gomme, voglio. Ce lo ciucciamo. Sì, dove scappa Paolo? Dove scappa? Peccato che c'è una trazione pazzesca. Arriva Super Corris. Questa domani va su YouTube sta gara, voglio. Oh, Paoletto fuori. No, mi si imbarca pure a me, cazzo.
Raga, siamo a tiro, 6 decimi. Andatevelo a rivedere su Twitch domani. Cazzo, però vado lungo pure io, guagliò, perché le gomme sono finite. Oh, manca a me. Non riesco a riaccelerare proprio. Raga, sto in scia. Salutate l'amico vostro Paoletto. S'allarga Paoletto. Arriva Super Corris. No. Ciao Paoletto. E Super Corris si va a prendere il secondo posto con un sorpasso pazzesco. Resiste Paoletto, ma non può nulla. Vado a fare i campionati mondiali, porca puttana, di dirt rally. Sì, di dirt rally, di assetto corsa. (ride) 2-1-0-11. Max, ti faccio notare che il tuo amore è stato appena sorpassato di brutto, capito? Dopo che stavo dietro di solo 7 secondi a inizio gara, eh? Peccato che c'ho quello davanti pure a 7 secondi. E a 2 minuti dalla fine non mi sembra il caso di andarlo a riprendere. Hai alzato il traction, raga. Ma io l'ho messa a 5. Oddio raga, mi si sta imbarcando pazzi pure a 5. C'ho Paoletto che vorrebbe riprendersi la posizione. Il leader ha iniziato l'ultimo giro. Ma non ce l'ho il TC2, porca puttana, non l'ho regolato. Che poi me la devi spiegare. C'ho solo il traction normale. Me lo devi spiegare, perché mo che faccio le gare quelle alti livelli devo capire che è. Ragazzi, Paolo ha fallito purtroppo e non può neanche parlare. Il nostro Paoletto ghiottolone. Ragazzo, anda pianissimo, ma me la sto godendo. Paolo fuori, vai. Sì. Però ti posso dire una cosa. Io mo che ho alzato il traction, la macchina è tornata ad andare abbastanza bene. Sì, Paolo. Paolo URC9. Raga, c'è Paolo che sta in mezzo alle terre. Fa il contadino, Farming Simulator. E il vostro Super Corris si va a prendere questo secondo posto. Leader vaffa. Anche il secondo finish to race, ciccio. Ciucciatemelo. Io mi fermo subito, raga. Ecco Paoletto. Oh, mo gli do una botta a Paoletto. Paoletto.
Vabbè, raga, è stato bellissimo. Non ci siamo incontrati, ma è stato molto bello. Adesso troviamone un'altra. Dai, raga. Acri, hai finito tu? O stai ancora a girare?